Salve ragazzi, qui è Stefan Chaos e oggi siamo qui con Wolf e ragazzi, benvenuti su Tormaster Channel, l'altro video su Battlefield 4. Vabbè, inculare gli altri armati qua non adesso fa... era per mamma mia, il trick di Wolf con che, che fa schifo, cioè nel senso di quando li incontri con gli altri capri riscontri, non so come dire. Comunque siamo su Operazione, confine sul casco 2014, mappa che non mi è piaciuta tanto su Battlefield 3 perché era troppo grande. E niente, qua siamo oggi qua riuniti, purtroppo Jacopo mi non c'è. E basta, purtroppo tra virgolette ovviamente. E basta. Chi non lo sapesse, Jacopo mi e Stefan Carlo stanno facendo una guerra tra di loro. No, non è vero. Questo lo direi al tuo avvocato. Ah beh, giusto. Oppure anche quello di Jacopo. Non sono legalmente non mi è legalmente permesso di parlare, quindi parlarne, quindi. Qui c'è qualcuno. Qui c'è. Ma certo che no, non c'è nessuno. Comunque adesso voglio che spieghi come mai non abbiamo ancora pubblicato un video di Gmod, visto che la colpa è tutta tua. C'è un problema. Allora ragazzi, c'è un piccolo problema con il mio PC. Siccome sono occupatissimo con la scuola non posso utilizzare il PC, ma presto cercherò di caricarlo su una chiavetta e di portarlo a Wolf per caricarlo, montarlo e tutta quella roba lì. Quindi incrociate le dita, aspettate ancora qualche anno. No, scherzo, qualche mese, no, qualche secolo. No, qualche giorno, non so, sì, qualche giorno e basta. Basta, questo sarà. Basta. Comunque adesso diciamo anche che prima si era bancato Battlefield. Già. Che beh, mi sono sempre stati simpatici di Battlefield. Perché? Perché qualsiasi cosa tu faccia sai che si bancherà. Ah, ok. Ti dà sicurezza. Quindi fammi capire, se adesso tu andassi a pisciare, tecnicamente la piscia tipo ti ritorna indietro, si ferma a metà, la posta ritorna a piscia, cioè non so. Così, quindi questo sarebbe Battlefield. Culo ammassato. Chi l'avrebbe mai detto? Sono riuscito ad ammassare un maspio. Sì, ma se... ma questa partita non mi convince tanto questa partita. Ma neanche a me convince tanto, mi piace anche meno la mappa, a dire la verità. Ma questa qua più o meno alla fine, è che bisogna trovare la gente. Perché io come al solito... E siccome io sono una io dico che secondo me è brutto perché, a parte che io sono un accanito fan del cecchino, ok tutto, però non mi sembra proprio in generale bella sta mappa. Ma che cavolo, non riuscirei poi col cecchino, non riusciresti nemmeno a prendere una bella mira perché è una mappa stretta, cioè. No, per essere grande ho capito, però non tipo che uno può essere là dietro la collina, però senso, sì, ma, è più sì, stretta ma... di tipo che ne so assedio a Shanghai, capito? Sì, che lui io sono fissato con assedio a Shanghai, non so perché, ma mi sono innamorato come mappa è io odio gli Abrams. Abrams russi, non scherzo. Ma sono americani. Lo so che sono americani gli Abrams. No, in realtà sono russi. What? Intanto, come diceva. Oddio, ma perché si spawnano dentro un silos? Perché ci spawnano dentro il silos? Molto emozionato. Mamma mia. Muori. Lo faccio. No, non ce l'ho. Sì, capi, ci hanno circondato. Perché adesso voi non siete. Ascoltate, obiettivo alfa. Conquista, che cazzo è? Io invece cerco di imitare la voce del comandante. Scusa, ma lui, tu che sei con... No. No, perché io siamo noi russi. Come perché stiamo... Oddio, ma hai sentito che urlo tanto? Wow! Scusa, tu quando muori non muori? Vabbè, sì, però in senso, ma che urlo strano, sembrava tipo uno struzzo. Vabbè, poveri struzzi. Sì, perché se lo stesse chiedendo un sacco di tempo che non gioco. No, perché... Perché? E io, attenzione, sorprese delle sorprese, mi sto cominciando a ambientare con il cecchino e comincio a spaccare culo io col cecchino di Battlefield 4, quindi aspettatevi presto un video. Cos'è? La facendo di buono. Sì, vabbè, i bug di Battlefield. Quali sono una telecamera più con lancio missili? No, perché una telecamera lancia missili. Ma sembra comunque una telecamera. Ah. Salve cecchino. Beccia. Sì, ma taglio lì sei troppo forte. Vai su. Ma cos'è? Un aereo? No, è un la torre.
Cioè, a me mi sono sempre chiesto una cosa, ma ci sono? Non se ne sono accorti! Non se ne sono accorti, ma cioè... Io non so cosa dire, cioè... Ho dei compagni che non fanno niente tutto il tempo. Provata qui. Dai capo bastone sta frase, gagaga. Io stranissimo. Chi è gay? Bam, look at this man, boom. Sì, ma no, veramente, no, ma qua abbiamo... Che cosa? Si devono svegliare i miei compagni di squadra. Ragazzi, scrivete nei commenti se mi volete vedere fare il cecchino, perché veramente io ci tengo tantissimo. Ma lo faremo comunque se non, vuole, non vorrete, perché io sono... Questo è quello. Sono Stefan Kaus, così, giusto per... Sono Balboa. Sì, sì, Stefan Kaus. Quanto sono malvagio io? Niente. Lo odieranno tutte! Wow! Cioè, ma sta, ma qua one shot. Nastro corrobino. Allora, la cosa interessante di queste delle armi di Battlefield è che la stessa arma, con gli stessi accessori, può one shottare come può, come tu puoi sparare un intero caricatore a uno, non gli fai niente. Perché sono i misteri di Battlefield. Guardalo! Aia, mi hai dato un orecchio. Guardalo! Guardalo, con 870 mcs. Bam, che devo fare così va bene, Sì, ma 870 mcs su questa mappa inutile. Capito? No, oh, ok. Non serve a niente. Guarda come corre, guarda come corre. Boh, stesso gioco qua c'è una massa di gente che non capisce niente di guerra. Allora, vediamo un po'. Ma puoi andare lì su quelle due torri lì? Torrette, oh, vai ci sopra che non le ho ancora viste io da lì qua. Cioè, c'è qualcuno. Oddio qua. Scusate. Ma che cavolo! Mi sono reduce dalla tosse. Cioè. Uno, vabbè, attualmente secondo Battlefield io sparo uno, non ti faccio niente. Ma tipo, se uno adesso se la camperà lì sulla rampa delle scale, cioè. È successo. Appunto. Chi è che parla in quel modo? Noi siamo comunisti. Ah, siete i russi? Well, 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 what the fuck, man? No, aspetta. Oh. Nastro antiveicolo. Ma te lo do ogni volta che ammazzo un veicolo, sta cosa oppure? Non lo so. Ma perché qua c'è i nastri non fa, mi sembrano più semplici da prendere. Sì, anche a me, sinceramente. Io prima in Battlefield 3 vedevo che tipo lo prendevi dopo un sacco di uccisioni, no? Invece no, che... no, non per, no, non tanto per le uccisioni, ma... No, ma per le cose in generale, intendo io. No, tanto per farvi... No, mi ho notato, per esempio, che hanno diminuito il nastro da conquistare bandiera, adesso soltanto due, mi sembra. Ah, sì? Boh, no, mi ricordo più, però, per esempio, il nastro per la cattura delle bandiere è molto più semplice, da... Ma il silenziatore è sto coso? Sì. Ah, ok. Lo so. Ho neanche il tempo di scavalcare. Questi qua sono cioè io non so, mi sento troppo buono a fare queste cose qua. Cioè, tipo togliere fuori il cannone, sparare col cannone, rimettere giù, ecco, infatti come adesso. Però è bello sto cannone perché, come si dice? È guidato. È guidato? Sì, perché io lo sto usando perché mi ricorda il mio lanciarsi preferito ai tipi di The Company 2. Quello cioè... del gioco. Ah sì, però mi sembra mi ricordavo un cannone, sì, quello, infatti. Un cannone, lanciarazzi. Lanciarazzi, cannone, quella roba che l'è. Eccolo lì. Prendilo. Provate di voi. Non so, in questi casi mi sento Master Doom 93. Perché? Lasciamo stare. Perché? Per tutte queste cose che sto facendo, no? Ne avevo fatte una in tutta la partita. Ma lui usa il cecchino, sbaglio? No, non usa più il cecchino. Ma lui gioca su PC. Non vedere. Ma lui vive dal Battlefield. Va bene. Oh, dopo aver fatto... Un Roger! Oh, dopo aver fatto la pubblicità Master Doom 93. Oh. Mamma mia, signori! No, direi, adesso vediamo un po' che mappa finiamo. No, cane. Speriamo di... Allora, l'importante è una cosa. Non trovare operazione metro. Ma se la troviamo, quittiamo. Quittiamo, non me ne frega niente di quello che dite. Noi dobbiamo quittare. Fa schifo. Vabbè, operazione metro si chiama schifo.
non si può usare il cecchino. No, cazzo, non c'è niente da ridere. È che a me, perché, no, veramente, le mappe in cui non sono aperte, non si può usare il cecchino, mi stanno troppo sulle palle. Perché, tipo, a parte che io ogni morte di papa uso le armi da assalto. Io uso per esempio il cecchino proprio. Io per esempio uso soltanto il cecchino. No, cioè il cecchino ogni tanto lo uso. Comunque prima o poi vedrete, non so, i funny moments. Oh, Stefan Gasso la cecchina. Magari mi metto a fare la versi così. No. No, perché io sinceramente mi trovo meglio con un fucile che non mi ricordo come si chiama, ve lo dirà Wolf. L'SV98. L'SV98? No, l'L96. L'L96. L'L96 che voglio, molto carino, devo dire. Bellissimo, overpower, come si dice fra videogiocatori, overpower. Quit. Oh no, l'hai calmato, mamma mia, ma sei uno sfigato. No, adesso devo imparare la rotazione delle mappe. Devo imparare la rotazione delle mappe. Quindi allora ragazzi, adesso chiudiamo qua il video e ci ritroviamo in un'altra partita. Ok. Salve ragazzi, questo è Funkhaus. Oggi siamo qui con Wolf per il secondo tempo della... Poi lo mettiamo nello stesso video, che cavolo stai dicendo? Attenzione, c'è il ritorno di Wolf. Che cavolo. Mamma mia, appena siamo entrati in esterno, porca miseria, mi sono subito facciato uno. Ma io non ho capito cos'è questo, cattura una bandiera? Sì. Che merda. La bandiera di mica è stata presa. A 20 minuti giusto dobbiamo finire, quindi fra 10 minuti. Non fa, bisogna vedere SAS. C'è uno che si chiama SAS. Chi è che sono i SAS? Sì, SAS sono delle forze americane, giusto? Sono inglesi, sono i migliori forze speciali. No, non lo conosco. Io conosco quelle francesi, quelle... I francesi, vabbè, i francesi... Fanno schifo. Come tutte le cose collegate con i francesi. Io conosco i SEAL, che sono... Conosco i SEAL. Poi conosco, vabbè, CHGB, quelle lì però sono le forze... CIA. Allora, sì, sono le forze speciali. Ehi, ma lei è della CIA? No. Sono del KGB. Ma perché al cartellino allora? Sa perché l'ha fatto... Eccolo. L'ha fatto mio figlio, perché io lavoro. Cioè, non lavoro. Lavora al KGB. No, volevo dire... Non... Ti immagini? Ma ci sono le forze speciali, le cose segrete, ci sono di ogni stato? Che cosa? Anche quello italiano, tipo... Ma dove? Ma allora, lo sai che tipo c'è? Allora, l'America c'ha la CIA, sì. La Russia c'ha KGB, ma dopo ce ne sono altri? Ci siamo noi italiani. Cioè, ci sono anche le forze speciali italiane? Non nei giochi, giustamente. Anche se... No, nel senso, c'è una CIA italiana, diciamo. Eh sì, fa schifo, però... Ma qual è? Non so, ma non è neanche il nome. Ma tutti gli stati ne hanno uno? Tammi gli stati africani. Devo andare con le lance a Damostella. Vabbè, guarda che i consumi italiani adesso non ne avessi visto. No, beh, dipende. Se mandano gli marocchini lì, quelli. Io tutto il tempo mi sto divertendo a muovere la finestrella lì. Sì, voi naturalmente. Dell'H di Capture lì. Ui, guarda che divertente. Ma guarda, ragazzi, non vi immaginate la mia. Quanto mi sto divertendo! Mamma mia! Sentite! Guarda, adesso comunque cambiamo completamente mappa. E andiamo su Zavod 311. Cioè? La foresta di Stalin. Interesting. Soprattutto per te. Ma da quel che ho capito, conquista è la modalità principale di Battlefield 4. Teoricamente sì. Perché vedo sempre, cioè, che le modalità che vedo nei video, nelle cose in generale, sono sempre conquista. Ma se io per esempio premo su settings, si spegne il video? Mi sa che forse non te lo lascia neanche partire. Ok, niente, il video non toccare. Potreste vedere un taglio improvviso. Comunque, la foresta di Stalin, comunisti. Allora, comunque adesso, visto che Stefan Kaus conosce più o meno russo, se siamo americani, dovrei parlare russo, a meno che non sia cinesi. E spiegare che non li vogliamo uccidere, ma soltanto fargli la caressa. Una carezza con okay, cose incandescenti, sì. Mi vuoi fare una carezza sulla faccia? Oddio, no, questa mappa la odio. Mi piace. Oh, io ricordo, è stata la prima partita che ho fatto tipo una partita bellissima. A me, io non capisco questa cosa che hanno aggiunto in Battlefield. Che cavolo. In Battlefield 4 che non c'era in Battlefield, che non c'era in Battlefield 3, che praticamente
Cioè, se tu. Povera. Era davanti a te. Che se, no. che se almeno che non, tu non sei multiplayer, proprio che stai giocando, non puoi cambiare le tue classi. Non c'è senso. Non puoi cambiartele tranquillamente. Te l'ho detto io! Lo so. A me non piace questa cosa, ho detto. Questa è sfiga, questa è sfiga. No, questa è sfiga. Tu sei spawnato e uno ti è passato sopra quel quadro. Allora, questa qua si chiama spawn killing. E non è bello. Per niente. Ah, no. Aspetta, allora, aspetta, che cambiamo. Ops. Ecco, vedi, questa è la postazione ideale per il cecchino. Sopraelevato. Spacchi il culo alla gente con il cecchino. Oh! Ma perché? No! Che cecchino è? Ah, no, il problema è che non si capisce dove che sono questi cecchini qua. Nella boscaglia possono stare assieme dietro con gli alberi, mica te ne accorgono. No? Sì, ma se no, col cavolo, mi sono le 52 secondi. Yeah, cadegli sopra le teste, peggio di Batman. Ma perché hai dovuto tirare fuori proprio Batman? Perché sì. Na Batman. Vabbè. È la Batmobile. Sì, è. Ma adesso vediamo Batmobile che ti cade in testa e ti uccide. Cioè, sembra come il fiorito che viene chiamato Air Batman, che poi con Batman non c'entra niente. Ah. Sai almeno chi è il fiorito? No. Me lo puoi spiegare qui? Quello che è stato accusato di aver rubato soldi. Comunque sì, avete capito che questo gameplay è insensato. Beh, però stai facendo kill, quello sì. Oh! Hai sbloccato? Sì, ragazzo, è finito le carabine. Ah, oh, vedi questo che finisce le carabine, così non me ne parla nemmeno, mamma mia! Non. Wolf egoista! Lo so, io sono egoista. Sei un wolf egoista. Tutti i lupi sono egoisti. Lo sai. No, tu sei un lupo mannaro. Sai che non l'ho capita sta battuta qua. No, perché sei umano anche tu. Sto facendo battute che farebbero vomitare anche un cavallo, quindi diciamo che possiamo smettere. Allora, se te le facevi prima, le mettevamo in battute squadre nel trailer. È vero. Però visto che il trailer l'abbiamo già fatto, la qua. Wow, what the fuck? Ecco, questo qua era quello che mi ha detto. Prova a vedere che arma aveva. Mi sa che era quello che avevo ucciso prima. Oh. Ma cosa sono quei cosi lì, tipo con i sono. Sì, ma no. Stella di servizio è 52 CQP. Ma vedi quante cacchio di nastri stai prendendo obiettivi? Non li faranno mai, continuando a venire qua, giusto? No, perché quello lì stava camperando in realtà. Ma tutti continuavano a. Eccolo lì ancora, vedi? Stanno tutti qua intorno. E vabbè, anche qua lo spawn. Ah, qui sta facendo spawn killing, No, ma è difficile fare spawn killing in questo gioco. No, sto scherzando. Fare spawn killing in questo gioco è una delle cose più semplici che si potrebbe mai fare. Dopo, naturalmente, a scoprire un agente della CIA. Quella lì è la cosa più semplice. Perché, scuso? Ecco, prendi. Perché gli agenti della CIA sono... Mamma mia, le hai preso proprio le siderie e le hai fatto andare. È quello che bisogna fare per farli un po' più veloce. Ma no! Ma no, ritardo, sti missili è incredibile. Vabbè, è un missile. Ho capito, ma cavolo, i missili sono veloci, dovrebbe averlo preso 2 secondi dopo aver sparato, no? Ma un missile non sarà mai. Cioè, non è vero che i missili sono. Cavolo, stai dicendo? Cioè, almeno. Allora, un missile rispetto a un proiettile è molto più lento. Vabbè, quello sì. Chiariamoci bene. Anche perché se vuoi pensare. Se provi come si dice, a confrontare i proiettili di un cecchino che lo spara e spari un missile, ovviamente l'arriva prima. Prima cosa. Non impareranno mai sti camper, mamma mia. Sì, ma qua c'è sto. Manco io cosa ci Scaracca SV. Devo provare. Ma aspetta, qua. Mi sento un vibrino. 8 una vibrazione. Siamo a quanti? 18 minuti. Beh, che forse ce la faccio a sbloccare la cosa. Qual? L'impugnatura angolata. Cioè? Cosa fa sta impugnatura angolata di cui mi parli? Che è quella che diminuisce il kick del primo colpo. Il kick? Ah, le rinculo del primo colpo? Sì, perché il rinculo del primo colpo è sempre aumentato. In senso testa by dice. What the fuck? Che ha piazzato la Glenbolli quell'essere beh, ovviamente quello presumo, visto che te lo stai evidenziando. No, perché è mancato.
Mi sa delle volte che devi vincere, in realtà sono sbagliato. Ah. Quindi tu devi tirare a sorte così, giusto? Ammazzo questo perché non so chi. Sì, chi. No, allora. Su cui far cadere la mia vendetta! Non sai su chi farla cadere allora. Ma sono guidabili quelli là con i cingoli? No, cioè non hanno cingoli rotti, sono guidabili secondo te? Forse. Sei stupido. No, no, però è probabile, potrebbe essere. Sei stupido come i computer della nostra scuola. Ah, beh. Questa canna devo reputare un offeso molto pesante. E morirai per aver detto ciò. Aia. Ma che cavolo faccio qualcuno? Oh, cucù, ma da fa. Ma dai! Che schifo è questo? Cioè io ho iniziato benissimo e adesso sto facendo schifo. Poi ci sono i miei compagni che secondo me sono un po' stupidi. Non so, ho questa impressione. Ma i miei compagni sono sempre stupidi. È una delle prime leggi di Battlefield. A questo si deve mettere il surprise motherfucker perché ovviamente ci sta tantissimo. No, questo ma è vero, ma è vero che sono stupidi i compagni di Battlefield. No, ma guardali ancora la stessa situazione di prima! Oh, ma come ha fatto? Beh, con un cecchino, col 6 per poi. È impossibile che ce l'abbia fatta. Poi soprattutto perché secondo me qua c'è. Anch'io prima avevo fatto una partita, no? Boh, è partito. Stavo per prenderlo, dico, con l'8 per da vicino lo stavo per prendere, cioè. L'ho quasi preso, eh. Cioè, ma non ci vuole niente, basta che. È solo culo quello, eh. A parte che. Per prendere una persona da tipo 10 metri con il cecchino, guarda, con l'8 per poi. È un record mondiale. Oh, ecco! Veramente la mia fortuna. Surprise! Sta scendendo a livelli storici, bassissimi. Ma uno se la può camperare lì, eh. Ce la fa pure. Non è male che si. Perché su Battlefield bisogna giocare. Poi vedi, questi non mi sembra che avevano i cingoli rotti, guarda. Ma quelli cosa sono per l'esatte? Sono resti, secondo me sono resti di... Infatti perché non hanno la parte sopra dove c'è il cannone. E quindi tu vorresti usare una cosa del genere. Ma te l'ho detto, sono... Papa. Ecco, aspetta, di sinistra, sinistra, ce n'è uno a sinistra. Attento, sotto di te, sinistra. Cade lì sopra con gomme, fai cadere la tua vendetta! Ma col cavoli. Anche se non ti ha fatto niente, fai cadere comunque la tua vendetta. Cioè, gli ho fatto uno scope. No scope, motherfucker. Che poi, vabbè, è relativamente semplice fare uno scope. Basta che viene un T90, cioè. È un T90. Cacchio. L'avevo distrutto io. Sì, sì, Wolf, ti crediamo. Ah, siamo a 21 minuti. Che cavolo. Oh, Wolf, siamo a 21 minuti. Lasciami almeno con una morte poi. A una morte rossa. Intanto muore. Perché sei russo, vero? No. Morte rossa? No, sì, tu sei russo. No, aspetta. No, non sei russo. Sono americano. Tu sei USA. 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 È come Homer Simpson. Beh, sei a 40 km con la pistolina M90. Spaccaculi. E l'ho ammassato! Mamma mia, pure qua, cioè con, devi ringraziare con la mia 90 che ho scelto io. Vabbè, comunque ragazzi, ci salutiamo, ci qua. Salutiamo qua. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi e iscrivetevi. Bella, da Wolf e da Stefan Kaus. Ciao.